come si fa a sostenere la sua associazione? Un po' come tutte le associazioni, immagino. Cioè c'è un conto corrente, lei raccoglie fondi, perché pronto mi sente, capire c'è un conto corrente, c'è la possibilità di, perché qua non sa come funziona, no? Siamo tutti volontari, facciamo tutti volontariato qua, no? Allora, vogliamo tutti aiutare, sì io aiuto, e poi alla fine quando arriviamo a un momento ci mancano dei riferimenti, quindi magari ecco lei potrebbe essere per esempio un riferimento. I riferimenti sono semplici, basta andare sul sito della Forza di un Sorriso, c'è la piccola finestra dedicata dove cliccare per poter pagare con carta di credito, PayPal, eccetera, quindi quello è un mezzo abbastanza veloce, direi abbastanza pratico. Poi direi benvenuti anche a tutti i volontari, a chi si vuole unire a noi in questo progetto. Ne accogliamo tanti e ognuno poi da quello che può in termini di tempo, di energia, di professione anche, perché anche quelli sono doni preziosi. Ci tenevo anche a dire che non avendo comunque di base una struttura che è basata appunto su questi doni, come dire, un po' regolari, sì, è un nostro obiettivo direi, quindi grazie per l'occasione che mi sta dando. Giusto. Ci tenevo a dire. Prego. Purtroppo ci tenevo comunque sì, a spiegare anche un po' il nostro funzionamento da qualche anno a questa parte. Se siamo anche dove siamo arrivati, anche grazie ai sostegni che abbiamo avuto da certi organismi in Italia, attraverso l'Associazione della Forza di un Sorriso, partecipa dei bandi. Basta andare, purtroppo l'audio è un po' l'audio è un po' scarso, comunque basta andare sul sito La Forza di un Sorriso.